Daniele, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Armando. Senti, sempre più turisti a Pistoia. Finalmente. Era l'ora. Italiani, stranieri? Entrambi, diciamo che da ora in poi, come tutti gli anni, da maggio in poi, diciamo, si cominciano a vedere, sì. Senti, il tuo locale e te personalmente siete abituali frequentatori dei social. Certo. Profili forti su Facebook, certo, e su altri canali. Sì, canali gratuiti, importanti e forti, vanno sfruttati. Ecco, ma c'è una rispondenza con l'utente? Sì, io direi immediata, poi alla fine. Ciao Luca, la foto, l'evento, la promozione viene vista, insomma, è importante, il social è importante, sia Instagram che Facebook, lo vediamo, però ecco, notiamo un grande interesse. Ecco, un altro lato, diciamo, dell'attività online è quella del blogging, e noi oggi abbiamo la fortuna di avere Elisa, una del blog pistoiesi, seguita, letta in tutta Italia. Vero. Elisa, ci hai raccontato dalla Sacra Sindone ai tuoi viaggi a Amsterdam, però ultimamente stai scrivendo molto di Pistoia. Sì, davvero, sto scrivendo molto perché insomma Pistoia è una bellissima città, sinceramente da pistoiese, quindi cerco appunto di promuoverla molto a livello anche nazionale. E sono stata molto contenta e onorata di essere stata, per esempio, invitata alla presentazione della chiesa di San Leone, che è veramente un gioiellino di chiesa, a livello architettonico addirittura viene paragonata alla Cappella Sistina di Roma, quindi già da lì capisce che purtroppo non è quasi mai aperta al pubblico, quindi diciamo questa è stata questa apertura straordinaria, insomma è stata un evento veramente a livello di Pistoia, quindi sono stata invitata, ne ho parlato sul blog, quindi addirittura il nostro articolo è arrivato in prima pagina sulla ricerca di Top Google 100, quindi grande soddisfazione. Insomma, Pistoia bisogna tirarla su, deve riuscire a togliersi l'etichetta della sorellina rispetto a Firenze o a Pisa, perché comunque il problema di Pistoia secondo me è proprio questo, il fatto di essere in mezzo alle due città toscane, forse c'entra anche bellissime Siena, Lucca eccetera, però insomma quelle più famose a livello anche nazionale e mondiale sono comunque Firenze e Pisa, quindi Pistoia molte volte viene bistrattata o comunque non considerata a livello turistico proprio per questa cosa qui, quindi vengano turisti e preferiscono andare nelle altre città. Ultimamente, negli ultimi 3 o 4 anni, sto notando che l'affluenza dei turisti sta aumentando, come ha detto anche Daniele prima, quindi forse sarà anche un discorso di noi blogger che ci proviamo a promuoverla, proviamo un pochettino a pubblicizzarla, lo so, noi ci si impegna fra tutti, insomma cerchiamo. Pistoia comunque è bella, va sicuramente visitata. Ecco, ma oltre a visitarla c'è anche un lato enogastronomico, ti abbiamo trovato a mangiare, siamo sulla sala, siamo nel cuore enogastronomico di Pistoia. Siamo al Boronoi di Pistoia, che è uno dei locali più chic e più carini di Pistoia, quindi carino sia il giorno, diciamo per i pranzi anche di lavoro, ma che altro la sua anima è la sera. Da sera qui in questa zona che è Piazza della Sala, insomma sulle due piazzette, però per i pistoiesi Piazza della Sala, si dice così, ed è un po' un luogo questo di ritrovo dei giovani, un po' delle persone di un certo tipo, insomma si fa gli aperitivi, festicciole, insomma anche questo è un locale molto, molto in, diciamo, via, ecco, molto conosciuto. Se dovessi dare un voto, una recensione, non al locale ma all'offerta enogastronomica di Pistoia, che voto daresti? Cioè Pistoia non ha niente da invidiare a Firenze, Siena, Pisa, Lucca, Livorno, quello che volete, cioè Pistoia si mangia bene. Bisogna, come tutte le cose, bisogna saper trovare quei determinati localini, quei determinati ristoranti, però si mangia bene. Poi comunque io ho mangiato il pepposo di Armando, che per me è uno dei meglio cibi pistoiesi che ho mangiato, ma anche il fiore. Va benissimo. Prima o poi ti aspetto su Girandolina. Benissimo. Io bisogna che ti lasci perché è arrivato il dolce e se lo stanno pappando. Ora lo mangio anch'io. Ciao e grazie. Ciao.